Pescara è pronta a ospitare una riunione del G7 che si terrà molto probabilmente in autunno. L'ufficialità proprio l'altro ieri, quando il Comitato per la Sicurezza è approdato in città. Un onore per il sindaco Carlo Masci e dice per tutti i pescaresi e gli abruzzesi. Pescara proiettata nel mondo e che accoglierà i governi di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Già sono stati delineati i punti simbolo della città. Ma che cos'è in sostanza il G7? Si tratta di un foro di dialogo informale che riunisce, come detto, sette paesi altamente industrializzati, uniti da una serie di principi e valori comuni: libertà e democrazia, rispetto dei diritti umani. E proprio da Pescara si vorrà lanciare un messaggio di pace. Sì, perché ovviamente i temi che saranno trattati saranno quelli dello sviluppo economico internazionale, quindi argomenti fondamentali per lo sviluppo del mondo e soprattutto per un mondo di pace e di serenità che tutti quanti noi auspichiamo. Io mi auguro che succeda questo anche perché l'appuntamento di Pescara sarà l'ultimo appuntamento del G7 italiano. Sì, mi brillano gli occhi a pensare che Pescara ospiterà una riunione del G7 con i paesi più industrializzati del mondo che verranno a Pescara a visitare la nostra città, a parlare dei problemi del mondo nella nostra città. È l'appuntamento più importante che si sia mai svolto nella nostra città e già si sono mossi ovviamente gli organizzatori perché è venuta da noi una delegazione guidata dal responsabile della sicurezza del G7 che ha visitato Pescara, alcuni luoghi simbolo dove si svolgeranno le iniziative e quindi parliamo dell'Aurum, parliamo dell'Auditorium Flaiano, parliamo del Museo dell'Ottocento, parliamo di Casa d'Annunzio perché il personaggio più importante nostro, conosciuto in tutto il mondo, è proprio D'Annunzio. Una città, prosegue Masci, che sarà aperta al mondo, ma con delle norme di sicurezza ovviamente ferree per garantire l'incolumità di tutti. Si inizia a lavorare già da ora con la speranza che lo storico appuntamento impreziosirà il curriculum di una città che ha festeggiato recentemente i suoi primi 97 anni.